Conoscere Dio per avere la vita. In questa pagina di Vangelo Gesù alza gli occhi al cielo e prega Dio Padre per la comunità, per la Chiesa. Nella comunione che c'è tra il Padre e il Figlio siamo inseriti anche noi per essere uniti in Cristo e in Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: con questa preghiera Cristo benedice gli apostoli, la Chiesa, ma anche ciascuno di noi. Leggiamola come se risuonasse in noi in questo esatto momento. Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Due sono i termini che con voi vorrei sottolineare: glorificare e dare la vita. Entrambi richiamano alla morte e resurrezione di Cristo. Ciò che agli occhi del mondo appare una sconfitta, Dio che viene ucciso, è per Dio offerta totale del suo amore, è una glorificazione. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Vita eterna è vita piena, gioia senza fine. Conoscere Dio e Gesù Cristo non è un conoscere intellettuale, ma è diventare ciò che si è conosciuto. Non è sforzo per comprendere un concetto complicato, ma è abbandonarsi a qualcosa che ci travolge e ci compenetra. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Cristo glorifica Dio con la sua offerta in croce. Cristo viene glorificato da Dio con la resurrezione. Cristo riprende così la gloria di cui si era privato con l'incarnazione. Cristo spogliò se stesso fino alla condizione di servo. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Gesù, parlando di un nome da far conoscere, indica l'identità vera di Dio. Contro le false idee su Dio che ci possono ingannare, contro l'idea di un Dio tiranno, giudice e vendicatore, Cristo ci rivela che Dio è Padre, amorevole e misericordioso. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Cosa si intende qui con parola? Cristo stesso è la parola di Dio, il Verbo di Dio incarnato. Ma come può la parola tenerci uniti a Dio? Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Sarà lo Spirito Santo colui che farà ricordare ai discepoli le parole di Cristo. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi. Un vincolo che ci unisce a Dio e in Dio. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Quale grande premio Cristo ha preparato per noi. Saremo uniti in Dio. Grazie per il tuo amore. Ti prego, Signore, perché tutti ti possano incontrare. Iscriviti al canale, attiva la campanella per le notifiche. Scarica l'audio di questo commento trovando il link in descrizione. Grazie e a domani.